Avete presente la cocaina? Ecco, Artemisia fa la stessa cosa 100 volte meglio. In Europa si venderebbe a 3 volte tanto. Qui entreresti in gioco tu, Barbara. Dovresti andare direttamente a Lugano a trattare con Testa. Io ci sto. Ma pallina! È lesbica, come te lo devo dire? Non è vero, piantala! Dai ragazzi, parliamo di cose serie. Dovresti contattare telefonicamente il signor Testa, poi vai da Majid e prelevi la roba. Io ci sto. Buongiorno. Ciao, Lori. Mi ha chiamato Majid. È arrivata Artemisia. Avete appuntamento tra 2 ore nel suo garage. Ma cazzo, così presto? Hai di meglio da fare? No, no, le solite cose. Posso rimandare. Bene. Allora muoviti. Tutto bene. Tutto a posto. Tu pensa a quello che devi fare. E ricordati Case. Sicuro che va tutto sì, bene? Sì, Nicola, sì. Dai, ci sentiamo stasera. E va bene, ci sentiamo stasera. Ciao. Ciao Lollo, come stai? Oi, mi senti? Stai preparando? Sì, sì, mancano solo più le mutande. Tra l'altro, ti volevo chiedere, meglio questo o questo? Quello di destra fa cagare. Quale destra, la mia o la tua? La tua. Vabbè, stai calmo, sembra che ti sei pinzato i colloni nel cassetto. Oi! Oi, che è successo? Vanessa. Sta male. Mi ha lasciato. Cazzo. Ragazzi, mi sentite? Sì, Niki, sto preparando le valigie. Sono stato da Majid, in quella topaia che tu, Lorenzo, hai avuto il coraggio di chiamare garage. Non era neanche da solo, con lui c'erano 4 energumeni, più alti che lunghi, che mi hanno fatto subito per Quisa senza neanche presentarsi. Niki, ma ti rendi un conto? Potevi avvertirmi che la situazione era questa? Pensa se fosse capitata la stessa cosa a Barbie. Barbie, non me ne frega un cazzo delle tue camicie di merda! Questo non è un gioco! Volete spiegarmi che cazzo avete voi due oggi? Vanessa mi ha mollato. Ah. E perché? Non importa perché. No, no. E importa è come. Vabbè, sei innamorata di un altro. Di un altro? Di un'altra. Sei innamorata di un'altra, ragazzi. Ma porca puttana, Barbie ci azzecchi sempre. Te l'ho detto. Radar. Ma sono diventate tutte lesbiche. Sì, ma non è divertente. No, infatti no, non lo è, scusa. Piuttosto, Nick, ce l'hai Artemisia, sì o no? Sì, ce l'ho, eccola qui. Eccola. Quando la spedisco? Allora, io parto domani mattina, quindi se riesci a mandarla entro mezzogiorno, dopodomani dovrebbe essere su. Mi sei fatto spiegare come imballarla? Sì, un gioco da ragazzi, del nylon e un po' di nastro isolante. Lollo, ma com'è che hai saputo di Vanessa? Me l'ha detto lei. Perché? È già fidanzata? Perché ne so. Hai sospetti di qualcuna? Sì, qualcuna. E chi è questa? La conosco? Artemisia, ragazzi, Artemisia.
Barbara, i tuoi zii ti ospitano allora? Sì, hanno anche già preparato la camera. Senti, Nicky, ti volevo dire, hai ricevuto l'indirizzo che ti ho mandato? Sì, tutto a posto. Più tardi imballo Artemisia. Oh, ragazzi, scusatemi, ma c'è mia sorella che ha combinato un casino. Arrivo subito. A dopo, dai. Lollo, per adesso mi stai facendo incazzare. Ho capito che sei stato appena lasciato, però anche tu cerca di capire che esistono cose ben peggiori nella vita. Tu non devi mantenere una famiglia di stronzi. Non è un fratello che si ubriaca e si sballa ogni sera e non sei costretto a pulire il culo ad una sorella ritardata. Vanessa si è scoperta lesbica? Pazienza, vuole dire che a Natale le regaleremo un vibratore. Sai quante ragazze ci sono là fuori? Facciamo una cosa sabato sera. Ma non fammi! Non ci pensare, cerca di stare tranquilla. Sì, io l'ho sentito un attimo fa. Vabbè, ma quello è normale, certo che ci sta male, Vanessa. Ecco, vedi, Nicola. Forse è vero, forse non ho i problemi che avete voi. Però se c'è una cosa a cui tengo, questa è l'amicizia. Voi due siete le persone a cui tengo di più al mondo. E odio quando l'amicizia viene tradita. Ma che cazzo stai dicendo? Non parlo di te, Nicola. Parlo di Barbara. Vanessa se la fa con Barbara.